Buonasera a tutti, e così sono compiaciuto perché la testimonianza è importante, ecco. È facile stare a casa in poltrona e dire sono solidale, no, bisogna alzarsi dalla poltrona, ecco, e testimoniarlo con la presenza attiva nelle strade, quando appunto c'è da testimoniare come nel caso in specie. Quindi grazie. Grazie, perché c'è, evidentemente ci sono dei valori sani e autentici sul territorio che consentono di essere fiduciosi sul futuro di queste comunità. Al di là di quello che è avvenuto, anzi a Nettuno, qualcuno nell'intervento precedente l'ha sottolineato. Noi uomini umani siamo fatti per guardare avanti, per essere lungimiranti, certo. Bisogna pure voltarsi indietro, perché dal passato ci vengono tanti utili suggerimenti per vivere intensamente il presente e per progettare un futuro migliore. Così ero tra voi nel mentre andavamo lì in quella stradina, certo, una stradina abbandonata, una stradina non curata. Non conosco ovviamente la condizione di quella strada, se è pubblica, privata, di uso pubblico, non sono in grado di, ma dopo tutto quello che è successo penso che poi si accenderanno come sempre i riflettori e qualcosa si farà. Capisco qualcuno origliavo, perché le istituzioni origliano pure, insomma ascoltano, cercano di ascoltare per carpire stimoli, suggerimenti. Essere compulsati è importante, lo dico sempre su questo tema come su tanti altri temi, no? Solitamente siamo abituati, andiamo nella cabina, poi ce ne dimentichiamo, lasciamo magari gli amministratori soli. Quella non è una bella cosa, lasciare gli amministratori soli, non perché loro, magari gli amministratori, non vogliono la solitudine, ma io dico, se partecipiamo tutti insieme vediamo pure che gli amministratori deraggino come i treni, no? Evidentemente in questi territori gli amministratori hanno deragliato, e se hanno deragliato avete pure delle colpe pure voi, questo ve lo dovete assumere. Ecco, non potete dire io non c'ero, ero voltato dall'altra parte, è colpa sempre di tutti. Quindi è la lezione, perché la partecipazione è fondamentale, quotidianamente con fatti, azioni e comportamenti. Io penso che ciascuno di noi, tra Anzi e Nettuno siamo circa 100.000 abitanti, chi è che non è per la legalità? Nessuno dirà che è per l'illegalità, eppure qua c'è illegalità diffusa. Buonasera, sono Gabriele Mario. Io sono 40 anni che abito in questo quartiere, l'ho visto quasi nasce, e quindi di conseguenza è stato uno sviluppo che pareva che dovesse abbastanza buono, e quindi creare un qualche cosa di positivo. Invece sono 40 anni che comunque le istituzioni, specialmente i nostri amministratori, hanno lasciato correre e quindi ci hanno proprio abbandonato questo. Io ho fatto anche delle segnalazioni e ho parlato anche con il assessore Gianluca Mazzi, che mi aveva promesso che comunque avrebbe parlato con l'assessore a quello che è l'urbanistica al territorio, che avrebbe fatto sistemare quanto prima tutto questo discorso qua, almeno la pulizia, diciamo i marciapiedi, le buche, e quindi questo è un quartiere abbandonato a se stesso e queste ne sono le conseguenze.